quando vuoi sai. Tutti se lo chiedono, cioè, qual è il futuro? Voi dal vostro punto di vista quale indicazione date? Noi abbiamo appena completato quello che chiamiamo in gergo tecnico la verifica dell'interesse. Sostanzialmente è un'analisi storico-critica del monumento, mi è stata consegnata 10 anni fa, confesso non ho ancora avuto modo di guardarla. Da questa però scaturirà il nostro, diciamo, provvedimento di tutela nei confronti del Panico. E in qualche modo all'interno di questo documento, tra le righe, si potrà leggere che cosa si può fare e che cosa non si può fare del Panico. È evidente che non si può demolire il Franco, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, bisognerà pensare se si vuole operare sul Franco degli interventi molto più leggeri e rispettosi della struttura del monumento. Per quanto riguarda le curve, se ci viene chiesto l'autorizzazione alla demolizione, come dicevo, non si può, perché non possiamo considerare solo un pezzo dello stadio e il resto escluderlo. Bisogna considerarlo come un corpo armonico e un insieme, non si può un pezzo tenerlo e un pezzo scardinarlo. Neanche se ci fossero, come vogliono emergere, delle criticità a livello strutturale? Ad oggi questo non l'ho visto. Per intervenire su eventuali criticità a livello strutturale c'è anche il restauro necessariamente, non la demolizione. Questo documento che farete quando sarà? Ma credo a breve, perché ripeto, oggi me l'hanno consegnato a funzionare, quindi la prossima settimana immagino o poco dopo scriveremo al nostro ministero, perché è comunque un documento che viene inviato al ministero. Una cosa vi riguarda marginalmente, però non so se siete preoccupati di quello che potrebbe essere l'utilizzo dello stadio nell'eventualità di un'organizzazione di un nuovo evento. Beh, ma certo, quello l'abbiamo detto fin dall'inizio, noi ci auguriamo che il Franchi non venga abbandonato, perché sappiamo che è successo ad altri stadi, come ho ripetuto più volte, le valutazioni nostre devono esulare da questo aspetto. Noi dobbiamo guardare la tutela del monumento. Posso solo dire che è un problema ben presente all'amministrazione di Firenze, che ha già iniziato a elaborare delle ipotesi, e io mi auguro che veramente queste possano trovare in qualche modo accoglimento, insomma. Nel frattempo, per caso, ha visto dei progetti che sono stati presentati in via ufficiale, oppure siamo ancora come appoggio editoriale dove lei... Non è cambiata la situazione, nel senso che ad oggi noi abbiamo visto un unico progetto, non so se ce ne sono altri. Sempre, mi dicono che sempre il solito, insomma, l'unico progetto è sempre il solito. Non so a quale si riferisce, il progetto dell'architetto Casamonti, sì. Benissimo, grazie.